chi ama il calcio, cioè vedere quel tipo di gol come li fa è emozionante. È chiaro che poi, voglio dire, fa gol a tante grosse società, è una cosa normalissima. Però poi il fatto che tu magari, cioè voglio dire, dimostri tanto affetto, tanta canti, fai, dici, e poi alla fine te ne vai come, vuoi dire, un ladruncolo, cioè nemmeno è bello, ecco, un po' di serietà. Cioè alla fine forse basterebbe che questi calciatori siano un poco più seri, insomma più legati, come dire, ad un discorso di rispetto verso il pubblico, verso i tifosi. Questo è quanto, niente di più, niente di meno. Comunque ti ripeto, qua effettivamente la gente si è scatenata, le hanno dette di tutti i colori, fatte di tutti i colori. Ma però infatti, dire, ma infatti lì, eh. Volevo chiederti, diciamo così, il commento è più velenoso da parte di qualche tuo cliente oppure il commento più simpatico? Alla fine è noto, voi napoletani siete famosi per poter sciogliere in un bicchiere d'acqua una tensione che magari si accumula da tanto tempo. Assolutamente sì. Guarda, il discorso più cattivo è ripetibile. È ripetibile perché si inizia con delle simpatiche parolacce per finire così. No, questo è vero, perché c'è qualcuno che veramente si è lasciato andare, che ha incominciato a parlare, voglio dire, insomma, un po' di tutto, eccetera, eccetera. Qualcuno ha detto pure che era gay, figuriamo, vabbè, lasciamo essere, stronzate, dai. Stronzate, voglio dire. Però di cose simpatiche no, che qualcuno ha messo, dice sì, vabbè, comunque ci ha regalato bei momenti, voglio dire, si è chiusa questa storia, ciao, arrivederci e grazie. Questo è Fabio, mannaggia lui che è andato alla Juve, ma proprio alla Juve, dico io, non lo so, ma con tanto il quadro alla Juve. Questa è la cosa che... Questa è la condanna per essere arrivati secondi, caro mio, per non aver creduto, per non aver creduto fino in fondo alla possibilità di vincere lo scudetto. Ad esempio, come dicevo, vedi, sul quale sui messaggi di Davide Piccolo che ha dato, dice non è lui, è la Fiscardi. Ma non è, che devo dire? Che devo dire? Anche a me è dispiaciuto, devo dire la verità, perché è dispiaciuto, però voglio dire, si gira pagina, dai, tanto poi ci vediamo ai cardi, qualcuno dice che prenderemo a Tevez, leggevo alcuni lanci di agenzia che parlava Carega, diceva che De Laurentiis mi dà l'ok, vado in Brasile e mi dico a Tevez che lo porta a Napoli, vabbè, voglio dire, vabbè, mo si apre insomma questo scenario. Però vedi, esistono comunque dei calciatori, devo dire la verità, che hanno rispetto per... Questo volevo dirti, su Facebook gira un bel documento, un video in cui si parla di questi calciatori, uno tra tutti, Totti, non lo dico per... No, assolutamente, ma è la verità, sì, calciatori come Totti... E che cosa cambia secondo te in questo senso per loro? Ma tu parli per il calciatore? Sì, appunto, per quest'altra categoria di calciatori. Secondo te che cosa cambia? Ma cambia che, come dire, hanno forse una passionalità maggiore di voler vivere, condividere magari con la gente le gioie di una vittoria, di una bella partita, di un gol, di tutto, perché poi il calcio è questo, tutto si racchiude nella vittoria e nel gol. Poi alla fine nient'altro, perché poi si vince, non si vince un campionato, non è che poi è la fine del mondo. Però voglio dire, calciatori che hanno rifiutato veramente contratti eccezionali con altre società. Si parlava di Totti, come si parla di Riva, come si parla di Zanetti. Persone che non sono cedute immediatamente alle lusinghe e saltare subito di palo in frasca, abbandonare tutto e tutto. Però ripeto, è il gioco del calcio di oggi. Oggi il calcio è questo, non ci dimentichiamo che già ci hanno propinato che si parte il venerdì e si finisce il lunedì per fare un campionato. Ma che cosa ne dobbiamo, di che cosa vogliamo parlare più? Ma qua si parla solo di soldi e di battriti. Io leggevo l'altro giorno un articolo che non mi ricordo chi è il procuratore che guadagna 300 milioni di euro l'anno.
stiamo scherzando. Accidenti. Ma dai, voglio dire, sono loro che oramai muovono le società, il mercato, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, voglio dire, la Juve, secondo me, ha fatto un acquisto eccezionale. Voglio dire, un giocatore che farà, come ho scritto prima su Facebook, una sessantina di gol con la Juve, vinceranno sicuramente la Coppa Campioni, ma questo è proprio poco ma sicuro, perché oramai è la squadra più forte d'Europa. Non è detto, ci sono stati tanti altri casi, come per esempio l'Inter, in cui lo schieramento era tra i migliori al mondo, eppure poi dopo è arrivato il buco clamoroso. Guarda, volevo lasciarti proprio con uno slogan, una piccola previsione, quindi sul prossimo campionato, e cioè a dire: sarà ancora di più la Juve la squadra da battere, e credo che questo serva a muovere il campionato fin dalle prime partite. No, Fabio, non è così. Oramai si lotta dal secondo posto in poi, diciamoci la verità. La Juve non è la squadra da battere, come la batte? Ma se l'anno scorso non ha perso una partita, che ha fatto non lo so quante partite di fila che ha vinto, ma dai, ma siamo seri, la Juve non è la squadra da battere, la Juve basta. Se il campionato italiano parte e partirà con una squadra si lotta dal secondo posto in poi, nei due posti in Champions, questo che viene appresso, tutto lì. No, ma l'altro anno la Juve cominciò in sottotono. Sicuro di quest'anno se comincia bene. Vabbè, sottotono ha vinto il campionato, sicuro di quest'anno se proprio. No, dai. Sono forti, veramente una società fortissima. E poi è una società solida, forte. È da ammirare come società, ha costruito uno stadio, ha fatto una cosa per ragazzi, è una bella società, questo forse è da invidiare più questo che magari calciatori, squadre e cose, secondo me sì. Allora, io niente che dire, il realismo napoletano è veramente un grande dono che dovremmo cercare di tutelare in qualche modo come patrimonio dell'umanità, però di fronte al realismo magari qualche moto di speranza ci sta più che bene. No, lo dico appunto da romanista, perché insomma a me sembra che è vero quello che tu dici, ma proprio per questo motivo le altre squadre dovrebbero cercare qualche risorsa in più per battere questa Juve. Bene, allora io volevo chiudere il collegamento per dire a tutti, a tutti gli amici, insomma a tutti gli edicolanti che ci seguono, che questa è l'ultima settimana di trasmissione, andremo in meritata pausa, quindi venerdì prossimo sarà l'ultima trasmissione. Io volevo dedicarla a tutti voi, però magari fare un giro di telefonate con Aldo, con Giancarlo, con Isa, se non siete già in ferie, così un allegro e comune addio, anzi arrivederci alla ripresa delle trasmissioni a metà settembre, ecco, e volevo farlo insieme, quindi non so, tu sarai aperto ancora, quindi fine settimana. Ma guarda Fabio, io quest'anno le ferie non le vedi? Ti spiego, per alcuni giorni sì, sarò chiuso perché ho bisogno di riposarmi, però quest'anno diciamo fra una ventina di giorni c'ho mia figlia che partorisce. Ecco, bel nipotino, ecco. Sì, nipotina, questa nipotina. Volta è una femminuccia, perché già c'è un maschietto. Quindi prenderò le ferie, ma sarò qua, insomma, saremo vicini alla nostra figliola, niente, perché è giusto che sia così. Poi per le ferie se ne parlerà. Ci riposeremo, ma comunque qua va bene, comunque ci sei venerdì.